grande Regas. Allora, eccoci ragazzi, A4B8 del 2011, è un 2170 cavalli tipo motore CAH ed è la mia macchina. Allora, il tagliando precedente avevo cambiato i filtri, ma non avevo sostituito il filtro del gasolio. E da allora me lo stanno chiedendo ogni tanto, c'è qualcuno che mi chiede: Vince, ci fai vedere la sostituzione del filtro gasolio per la tua macchina? Perfetto, è arrivato il momento. Quindi io adesso ho rifatto il tagliando, quindi ho sostituito tutti i filtri. Non ho fatto il video perché c'è già stato un video, ma questo video è soltanto per la sostituzione filtro gasolio. C'è da dire una cosa, chi si vuole imbattere a fare questa operazione da per terra, ragazzi, ve lo sconsiglio, è un po' scomodo. Poi, come dico sempre io, per terra si fa di tutto. Intanto vi faccio vedere sotto e poi dopo partiamo subito. Intanto io mi sono già preparato l'imbuto e ho tirato via le plastiche sotto la macchina, che sono semplicissime da tirar via, ovviamente se avete il ponte. Da per terra si fa un po' più fatica. Qui sotto qui è situato il filtro del gasolio e qui subito dietro c'è questa pompa. Questa qui è una pompa di premandata, praticamente questa qui aiuta la pompa del serbatoio a spingere il gasolio alla pompa alta pressione che è attaccata al motore. Per arrivare a smontare il filtro del gasolio bisogna togliere questa specie di telaietto, che è semplicissimo, basta togliere questi due dadini da 10, 1 e 2, lui viene via e sopra praticamente ci sono appoggiati entrambi. Per il filtro del gasolio, ragazzi, è veramente semplicissimo, basta staccare le due fascettine qui, staccare il filtro, mettere il nuovo che ho già pronto qui, è fatto, praticamente è proprio un gioco da ragazzi. Partiamo subito, in teoria ci devono bastare soltanto una 10AT e la pinza per allargare le fascettine, quella apposta per togliere queste fascette a molla. Vale. E un dadino è qui, il secondo è qua. Ok, ecco, questo qua lo prendiamo via. La pinza che dicevo io è questa qua, la pinza apposta per queste fascette. Quindi prendiamo la fascetta, la spostiamo da qui, la mettiamo in qua. Ovviamente, ragazzi, il filtro ha un verso, quindi prima di smontare guardare bene la posizione out e in da quest'altra parte, quindi bisogna metterlo uguale. Allora, questa qui si è spenta perché si è scaricata. Andiamo allargare anche quest'altra fascetta e la portiamo più indietro. Ecco qua, perfetto. Questa lampadina forse dà fastidio, perfetto. Adesso, visto che abbiamo quest'altro tubo qui che passa di qua, cerchiamo di toglierlo da dentro la spugnetta che è inserita nel filtro, sarebbe questa qua, questa spugna qua, no? A parte che essere incastrata lì ovviamente serve per non far sentire i rumori, quindi rinsonorizza e evita tutte le vibrazioni. Ecco qua. Allora, prima di smuovere del tutto, assicuriamoci che i tubi si muovono, magari con un cacciavite indietreggiarli, magari anche staccarli, perché no? Uguale anche da questa parte, quindi ci assicuriamo che si muove. Perché a volte che succede? Uno c'ha il filtro a penzoloni e poi il tubo è attaccato sopra e sta lì che uno smadonna, dice: ma porca miseria, non viene via. Ecco qua. Ovviamente verrà fuori del gasolio, io l'ho spento da pochissimo, quindi è inevitabile che il gasolio esce fuori, sia quello che nel filtro che quello nelle tubazioni. Quindi posizioniamo l'imbuto. Cerco di far piano perché so già che mi faccio il bagno qua. Dai, su. Ecco qua. Perfetto. Uno e due. Benissimo. Di qua l'avevamo già staccato. In teoria dovrebbe venire facilmente. E infatti, vedete? Ecco qua. Filtro smontato.
ovviamente qui faremo il riempimento. Il riempimento si può fare con il VAG, perché so che molti di voi che siete bravissimi avete il VAG, chi ha invece una semplice diagnosi, le diagnosi comune che fanno questo tipo di funzione qui, sarebbe la funzione quella di far riempire l'impianto alla diagnosi, che è consigliabile. Poi c'è da dire anche una cosa, io l'ho fatto quando ho cambiato questo filtro di gasolio qui, che ho voluto fare una prova e ci sono riuscito tranquillamente, ma non sono l'unico né l'ultimo a fare questa operazione. Cioè, sono straconvinto che mettendo un filtro vuoto e facendo più accensione del quadro, quindi senza fare avviamento, quindi accendere e spegnere più volte, si riesce comunque a far riempire il filtro. Ovviamente ci sarà un po' di aria dentro, e siccome che queste macchine soffrono un po' per quanto riguarda la pompa di alta pressione, allora ci sono molti quelli che si accaniscono contro e dicono che non va bene fare questo tipo di procedura. Quindi oggi non faremo quella procedura di accendere e spegnere il quadro, io l'ho soltanto detto per chi non possiede una diagnosi, può fare anche così, anche perché se uno mi rimane a piedi per strada, in autostrada, gli finisce il gasolio o per un motivo o per un altro, arriva sotto al distributore, fa il gasolio, poi fa accende e spegni molte volte e la macchina va in moto, perché io, ripeto, questo filtro qua, quando lo montai, così ho fatto, accende e spegni il quadro fino a che la macchina è partita. Però il discorso che queste macchine, ripeto, soffrono un po' per le pompe del gasolio, quindi dell'alta pressione, è sconsigliabile fare quella procedura lì. Diciamo che è più consigliabile farlo con la diagnosi, è quella che dopo faremo insieme. Ovviamente io userò il Texa, l'avrei potuto fare anche con il VAG, però lo faccio con il Texa. Qui c'è la scritta out e qui in, quindi noi lo metteremo così, tiriamo via i tappini. Poi ragazzi, ripeto, ognuno fa quello che si sente meglio di fare per la sua macchina, o chi è che crede giusto che sia così, ecco, ognuno fa quello che vuole. È ovvio che l'operazione che sto facendo io di sicuro al 100% non va bene a qualcuno, ma allora parliamo di niente. Oramai io ho imparato che tutto quello che faccio giustamente non può andare bene a tutti quanti, quindi ripeto, a chi è che non gli va bene io non ci posso fare niente, non a tutti piaccio. Comunque andiamo avanti, portiamo su il filtro posizionando le spugnette proprio, perché hanno proprio una forma le spugnette che vanno proprio incastrate sotto la carrozzeria, quindi non si può sbagliare, e però bisogna tenerle a quella forma lì, perché una volta che avete messo giusto nella forma, poi dopo si trovano anche questi passaggi per far incastrare questo tubo qua, proprio come sto facendo adesso. Ok? E se per caso non si trova, girate la spugnetta finché non si trova proprio in corrispondenza l'ingresso di questo tubicino dentro la sua spugnetta. Ecco, assicurarsi che non si pizzica niente, ecco qua, guardate il filo dov'era, lì è. Ok, sembrerebbe che sta spugnetta qua deve girare un po', quindi cerchiamo di, ecco guarda, ha girato un po' e direi che va bene. Poi il resto lo fa questa copertura che abbiamo tolto all'inizio, che tiene tutto bello sotto saldato. Praticamente mentre parlavo con voi ragazzi io ho già fissato il filtro, ecco qua, cerchiamo di posizionarli, metterli più o meno dritto come devono stare, ecco guardate, buona, l'imbuto non ci serve più, chiudiamo le due fascettine. Anche questo ragazzi è un gioco da ragazzi, ci vuole più il tempo per accendere la diagnosi, andare nell'impostazione e riempire il gasolio. Poi per quanto riguarda sotto è veramente una passeggiata, sì vabbè ci sono le coperture, ma roba da ridere. Ecco qua, messo su anche questa fascetta, dire ragazzi che abbiamo finito. Io adesso mi chiudo anche qua sotto qua, ma la copertura qua, le plastiche non le metto, sapete perché? Perché io mi voglio prima fare
appunto il riempimento del gasolio con la diagnosi, voglio mettere in moto, mi assicuro che qua sotto qui non perde, solo dopo chiudo. Per questa struttura qua, oltre ai due dadini che ho tolto, se vedete qua lateralmente ci sono queste due agganci che vanno dentro nella carrozzeria, che ce n'è una qui e una qua fuori, eccola qua. Quindi uno qua e poi chiudere. Mettiamo in corrispondenza le spugnette, vedete che qua questa qua del filtro non è in corrispondenza, mentre le altre due più o meno sì. Quindi spostiamo un po' questo qua della pompa, un po' più indietro, spostiamo questo qua del filtro, ecco qua, e proviamo. Quindi mettiamo su uno, ecco qua, questa va bene, questa pure, questa no. Quindi spostiamo questo un po' più indietro. Troppa grazia. Ecco, riproviamo. Perfetto, guardate, tutti in corrispondenza, tranne questa qui, ancora un po' indietro. Ottimo, perfettissimo. Le. Sì, è perfetto, quindi posso anche chiudere. Prendiamo dadino con la chiave di 10, 1 e 2. Questi sono dati autobloccanti, sono un po' duretti, ma è normale che sia così. Ecco qua. Lì, 1 e 2. Perfetto. Olè. Allora, vi faccio vedere più da vicino. Quindi la fascettina qui, quest'altra qui e basta. E le spugne in corrispondenza di queste spiaggettine qua, ecco, non far capitare magari la spugna nel vuoto. Secondo me deve andare proprio qua, proprio com'era. Quindi noi l'abbiamo rimesso uguale. Ecco qua, il tubo, questo qua è perfettamente dentro. Nella spugnetta direi che, ragazzi, sotto qui abbiamo finito. Quindi adesso abbassiamo la vettura e colleghiamo su la diagnosi. Collegata la presa OBD, andiamo in diagnosi, auto, Audi, e gli facciamo fare il riconoscimento del VIN in automatico, così velocizziamo ancora un po'. Ovviamente con questa procedura qui può rilevare più veicoli, infatti guardate. Allora, la nostra è questa qui, è una 2016 TD4 Station Wagon, tipo motore CAH 125 kW, esatto. Perfetto, ci carica in automatico tutti i dati della vettura e in questa schermata facciamo iniezione diesel. Prendiamo l'ultima voce, accendere il quad ed è già acceso, confermo. Allora, regolazioni, andiamo a prendere la voce che dice sfiato, impianto carburante. Allora, mi viene da consigliare per tutti i meccanici o anche non che utilizzano l'Axone Nemo 2, fate sempre attenzione quando ci sono i punti interrogativi. Quando avete un dubbio su un qualcosa, basta entrarci sopra e praticamente vi spiega la singola voce che fa. Ecco, io so già che la mia è questa qua, quindi sfiato, impianto, carburante, ma anche quando andiamo dentro praticamente ce lo dice dentro il punto interrogativo. Se lo andavamo a cliccare, ci diceva sfiato impianto carburante, questa regolazione permette di sfiatare circuito di bassa pressione del carburante, condizioni iniziali, motore spento, freno di stazionamento azionato, levasi elettrici in P,
ovviamente cambio automatico, collegare un caricabatterie per evitare danneggiamenti e fuoriuscite di carburante, assicurarsi che tutti i condotti del circuito del carburante siano collegati correttamente. Questo noi lo abbiamo già fatto. Attenzione, questa funzione, ecco, guardate, ce lo dice proprio qui, ha una durata variabile di base alla variante presente nel veicolo e può può variare dai 30 ai 240 secondi. Se al termine della regolazione non si riesce ad avviare il motore, provare a rilanciare la regolazione. Quindi qua ce lo dice che se non va al primo colpo, riprovare. Quindi dopo aver letto, appunto, noi rilanciamo la procedura, confermo. Praticamente qui ci dice che se vogliamo uscire bisogna cliccare conferma, cioè se vogliamo interrompere la procedura, ma noi non dobbiamo interromperla. Adesso non si sente, magari provo a farvela vedere, ma c'è scritto stato attuale, regolazione in corso. In teoria quando ha finito lì dovrebbe cambiare il messaggio, ma non si sente, ve lo vorrei far sentire, ma forse non si sente. Ve lo voglio far sentire, il rumore della pompa. Proviamo a spostarci di qua. Si sente, vero? Un po' dappertutto, anche qua. Adesso siete proprio sul filtro, quindi la procedura sta andando. Ok, ragazzi, com'è sta macchina? È bellissima, vero? È un nostro cliente che lui, quando l'ha comprata, allora, perché ha già degli anni, è targata DL, adesso non mi ricordo, vabbè, è vecchiotta. Lui l'ha comprata direttamente in America. Lui è andato a fare un viaggio, l'ha vista e l'ha comprata, è tornata a casa con questa qua. Fantastico. Fantastica. Niente, mentre la procedura va, io vi riappoggio qui e aspettiamo che scadano i secondi. È sottinteso che magari mentre sta facendo questa procedura gli si può dare ogni tanto un'occhiata sotto lì dal filtro, se magari è andato qualcosa storto, insomma, magari una perdita, ecco. Si può fare tranquillamente, così si sta più tranquilli. Regolazione eseguita correttamente. Allora, ragazzi, per tagliare la testa a toro noi la possiamo anche rilanciare. Voi cosa dite? Tanto non ci sgrida mica nessuno. Quindi facciamo conferma e la rilanciamo. Ah, prima di entrare dentro, guardate che c'è il punto interrogativo. Oppure, una volta deflegato così, andate su punto interrogativo e vi esce fuori, guardate, la stessa schermata di prima. Quindi, questo perché ve lo dico? Perché io vedo molte persone che scrivono in internet, su Facebook, anch'io sono iscritto in qualche forum, e spesso e volentieri scrivono: ah, ma l'axone non riesco, non lo fa. Allora dico io, prima di dire magari non lo fa, ma sei sicuro? Perché a volte questo qui può scappare e uno non sa la procedura, magari non dice, ma è scritto male, per esempio, faccio un esempio. Se magari non sei convinto che è quello, c'è il punto interrogativo che te lo dice. Niente paura, però prima di dire, da qui a dire non va bene, una cosa non funziona, ce n'è tanta. Quindi abbiamo letto le informazioni, l'abbiamo letta prima, quindi gli diamo l'ok, quindi la regolazione è ripartita. Si può dare anche una seconda volta la regolazione, tanto non succede niente. È un circuito che va e viene, al massimo non è che scoppia qualcosa. Ecco, lo dico perché so già che qualcuno magari mi deve vincere, ma sta procedura che stai facendo, magari scoppia qualcosa, si stacca un tubo. Tranquilli ragazzi, non succede nulla, anzi così aiutate ulteriormente quelle piccole bollicine d'aria che magari sono rimaste indietro. E magari, visto che molti dicono che bisogna fare attenzione perché la pompa alta pressione è delicata per l'aria che si forma all'interno, così in questo caso noi proprio facciamo proprio ulteriormente una procedura più lunga, con la speranza che
la più piccola micro bollicina sparisce e noi quando faremo l'avviamento in teoria deve andare al primo corpo proprio come abbiamo lasciato la macchina prima di sostituire il filtro di gasolio. Ecco ragazzi, scusate se parlo tanto, ma tanto io vi conosco molto bene e so già tutte le domande che mi venite a scrivere poi sotto nel video, allora io cerco di rispondervi già adesso. Io vi leggo nella mente e cerco di rispondervi. Per l'acquisto dell'Axone, io so già che in mezzo a voi c'è qualcuno che dice: Vince, come si fa a comprare il Texa? Semplice, dovresti andare nel rivenditore di zona dove abiti tu, di sicuro c'è. Non sai qual è? Ti chiama la Texa e dice: io mi trovo a Beri, c'è un vostro rivenditore qui in zona. Loro vi dicono, magari scrivendo una mail, entrando nel sito della Texa, in fondo di sicuro, non dico un numero telefonico, ma magari una mail, vi diranno vita, morte e miracolo, dove dovete andare per acquistare l'Axone Nemo 2. Regolazione in corso, perfetto, guardate, regolazione eseguita correttamente, quindi facciamo ok e ragazzi andiamo a fare l'avviamento, il primo avviamento dopo la sostituzione del filtro gasolio. Allora in folle, magari spegniamo il quadro, accendiamo. Ragazzi, è andata al primo colpo. Al primo colpo non ha perso niente. Perfetto. Allora, visto che questo video era soltanto per la sostituzione del filtro gasolio, tra parentesi, perché me l'hanno chiesto, ho molte richieste su questo filtro perché molti hanno paura, ma molti hanno paura anche di comprare queste macchine. Proprio pochi giorni fa mi ha scritto un ragazzo, mi ha detto: Vince, me ne stanno dicendo di ogni su sta macchina, tu ce l'hai, ma come ti trovi? E ho detto: io cosa ti hanno detto? Ah, la pompa carburante, l'altra pressione si rompe, serbatoio, iniettori, 5.000 euro di danni. E io gli ho detto: calma, anch'io quando ho preso la macchina sapevo a cosa andavo incontro, però non è detto che deve per forza succedere. Magari facendo un po' di gasolio con attenzione, dice, ma come fai a fare attenzione? Quando vai nel distributore e vedi il camion che sta scaricando, non fare gasolio, vai via, vai da altro distributore. Magari ogni tanto mettere un additivo, perché no? Anche se la macchina ha qualche chilometro in più, non fa una piega. Poi, vuoi prendere la macchina? Vuoi stare sicuro? Prendi la macchina, vai da un centro Bosch Car Service, gli fai controllare la pompa e lui ti fa star tranquillo, come ha fatto con me il mio amico. Abbiamo aperto il cofano, abbiamo visto il numero sulla pompa e mi ha detto, questa cosa qui l'ho già detto nell'altro video, mi ha detto: Vince, questa pompa che tu hai sulla tua macchina è una pompa di rotazione, se non erro, che la monta l'Audi, quindi è stata già cambiata. Allora mi ha dato un sospiro di sollievo, mi ha fatto star bene, però ha detto: non fanno miracoli, ma un po' additivo ce lo puoi mettere. E io da allora ho incominciato a mettere l'additivo. Ovviamente sto sempre lì sul chi va là, si rompe, non si rompe, faccio un viaggio, cosa succede? Allora, per tagliare la testa d'oro, vuoi stare tranquillo? Ogni tanto, cioè non ogni tanto, quando pensi che non sei sicuro, fai sostituire la pompa prima che succeda tutto il patatrac. Il patatrac cosa sarebbe? Che c'è la limatura in giro, perché la pompa soffre, si rompe all'interno, manda la limatura in giro e quindi va nel serbatoio, negli iniettori, lungo le tubazioni, ed è una bella spesa, uno spesone. Quindi quando magari pensate a voi, o magari appena presa la macchina, la portate da un pompista o dal vostro meccanico di fiducia, la fate sostituire con una pompa di quelle già maggiorate, già all'ultimo grido, e state tranquilli. Fate cambiare il filtro gasolio ed è tutto più bello. Ragazzi, è semplicissimo, quindi non pensate, oppure cercate di prendere le cose con le pinze. Sì, quello che sentite in giro è vero, ma non è detto che deve per forza succedere. Io ho preso la macchina usata, 150.000 km, con la pompa già fatta,
adesso ne ha quasi 230.000. Io vado avanti, semplice gasolio, non metto quelli super super super, ma ci metto l'additivo, basta. Magari più avanti, chissà, cambierò la pompa e farò un video, vi faccio vedere tutto qua. Quindi io mi fermo qua, so già che è venuto un video lunghissimo, anche per un filtro gasolio, Vincenzo si è lungo come una messa cantata, quindi mi fermo qua. Vi ricordo che nelle descrizioni del video lascio sempre qualche link Amazon, che se volete supportare il meccanico basta fare un acquisto attraverso uno di quei link appunto che trovate. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi attivando anche la campanellina, così non perdete i prossimi video, e noi ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!